Una rosa di sera non diventa mai nera. Tutti i canzoni più antichi che faccio io. Chi è? Rosario sono, Carlo, ciao, come stai? E io Carlo sono, come stai tu, come stai? Sto bene? Sto bene, ma hai capito chi sono? Che scelta che l'ho capito chi sei, ci mancherebbe altro. Rosariuccio, come stai? Sto bene, ti sono venuto a trovare. Grazie, ma c'è un motivo perché mi sei venuto a trovare, a parte il piacere di venirmi a trovare. Ma abbiamo anche un motivo molto bello. Quindi facciamo una cosa, per entrare ci vuole la parola magica. Dimmi la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità. Lo giuro. Giura. Giuro. Giura. Sei a dieta? No, magari per il tavolino mi mangio. Va bene, per il tavolino non avevo un capo, vabbè, però ti posso far mangiare qualche altra cosa. Ciao, che mio marito non c'è. Ciao. Grazie, ciao. Ah, arrivano i giovani, largo ai giovani, viva i giovani, sempre giovani, come me naturalmente. Buongiorno, grazie. Una delle ultime puntate, sarà la penultima, sarà la terzultima, la quartultima. Ma poi magari sbagliamo i conti, magari che è la terzultima, può capitare, ma fa niente. Ma intanto salutiamo, signori, Rosario La Terra. Buongiorno a tutti, buongiorno Carlo, buongiorno, grazie a tutti quanti voi, grazie a voi telespettatori per essere qua, quindi grazie al magnifico Carlo che sono venuto proprio a trovarti, grazie a tutti. Non esagerare, grazie. Ora basta. Facciamo una cosa, siccome... Bartender, giusto? Sì. Così, quindi significa cocktail, significa bicchieri che vanno all'aria. Che cosa possiamo fare? Facciamo un panino, un sandwich. Di solito si chiama reginella perché facciamo due pezzi di pane abbrustoliti e li riempiamo dentro per poi magnacere. Certo. In questo cosa ci troverete in questo che faccio io? Del pomodoro, eccolo qua. Della rucola, del basilico che faremo una crema con lo yogurt greco e il limone e della spatola. La spatola la mettiamo un attimo alla griglia, la facciamo grigliare e poi facciamo le bruschette. Allora facciamo una cosa, partiamo subito con accendere il fuoco e brustolire il pane. Partiamo dal pane. Nel frattempo Rosario, spiega che cos'è. Dato, presentati e spiega che cos'è un bartender. Vai. Allora, ragazzi, innanzitutto sono Rosario La Terra, sono un flat bartender. Il bartender che cos'è? Il bartender è colui che sta dietro un mango bar e prepara i cocktail per le persone. Colui che delizia le persone dietro un mango bar e facciamo delle aggroppazie, un po' di flair e quant'altro. Si chiamano flair. Si chiama flair. Si chiama flair perché nell'ambito delle bevande e cibo, e quindi non si chiama freestyle, ma si chiama flair perché noi ricordiamoci sempre che offriamo dei servizi ai clienti, e quindi offrendo dei servizi ai clienti e noi deliziamo il loro palato. Ecco, come Carlo farà più tardi, che preparerà questa bruschetta, e quindi sì, in base al cocktail che ho pensato di fare, ci sta bene tipo come un aperitivo, una pericena. Ecco, ti può stare anche seduto tranquillo, non ti preoccupare. Allora, da quanto tempo è che fai questo lavoro? Allora, io comincio dalla scuola Beghiero, ho fatto la scuola Beghiero a Lentini. Tu sei di Francofonte? Sono di Francofonte. La mia, da dove vengo, è molto particolare, perché sono originario di Francofonte, sto a Siracusa, che abito a Catania, che giro per il mondo. Quindi beh, certo, hai girato il mondo. No, non si sa dove sono, infatti gli dico in base alla località dove sono. Questa passione per il bartender come nata? Allora, la passione è nata proprio a scuola. E dopo la scuola Beghiero io ho visto che, andando a lavorare, vedevo questi bartender che all'inizio non era così evoluta come storia, e volevo fare dei cocktail, quindi
E quello è successo, ho detto anch'io, mi sono, cioè, ci mi sei innamorato di questa cosa. E quindi ho detto, va bene, questo è il mio mestiere. Pian piano ho cominciato con dei corsi e oggi sono io a fare corsi di formazione e quant'altro per i ragazzi, sono in mezzo ai giovani e tutto quanto. Quindi tu fai corsi, cioè, dappertutto? Sì, dappertutto dove mi chiamano, ho una mia piccola sede. E in più faccio show, spettacoli, compleanni, fiere e quant'altro. E mi diverto proprio a stare in mezzo alle persone. Vabbè, ecco. certo. È una festa, no? Quando arrivi tu è una festa. Sì, è una festa perché faccio divertire la gente. In più mi diverto pure io perché quando ritorna il cliente e vuole il secondo cocktail significa che abbiamo dato il giusto segnale. Certo. E... ma tutto veramente tutto questo da ragazzino. Sì, adesso quanti anni è che sto mettendo un po' di limone e un po' di basilico nello yogurt greco. Aggiungiamo un filo d'olio, ma proprio un filino d'omice. Ogni tanto lo schizzo fuori ci sta, dai. Pattivo. Non è un problema. Un pizzico ti di sale. Ti capisco perché anch'io con le bottiglie schizzo fuori dappertutto. Un pizzico di sale. Sì, ci vuole tempo per imparare, no? Sì. Ci vuole tempo, quindi ci sta. Passione e tutto quanto. Ricordiamoci sempre che è un lavoro che quando la gente si diverte noi siamo al lavoro, però certo. Quando tipo il lunedì per però me deve essere un piacere, sì, no? Sì, perché ti diverti e quant'altro, come ho detto prima, se il cliente si diverte, io mi diverto e poi vedo la felicità negli occhi delle persone, quindi è questa la cosa. La cosa più importante. Sì. Ma che succede? Cioè, tu tipo, ti inventi cocktail, c'è anche una tua invenzione, sì. No? Qual è? Sì, io per esempio mi invento qualche cocktail, qualcosa, una rivisitazione di cocktail classici che già esistono, come in cucina, perché fare bartender è come la cucina. Per esempio tu hai una base, da quella base tu ricavi un tuo piatto, stessa cosa siamo noi. Noi abbiamo una base, su quella base andiamo a ricavare dei twist, si chiamano twist, cioè una rivisitazione dei cocktail. E quindi per esempio oggi farò un cocktail con un basilico, con un lime, con un gin e quant'altro. E quindi è una cosa molto semplice e facile, molto minimal si chiama, perché tipo con due ingredienti riusciamo a fare dei cocktail a casa. Quindi questo è un programma che è proprio rivolto alle casalinghe, a tutte le persone che sta a casa. E quindi dobbiamo fargli fare cose facili, cioè non è che posso fare cose complicate. Ma senti, ma invece a un certo punto, siccome dici mi sento troppo importante, mi sento un numero uno e faccio un libro, eccolo qua, che si chiama Flair. Che dopo vi farò vedere cos'è questo Flair. Che cos'è questo Flair? Come nasce allora, il libro? Questo libro nasce da, ti dico come nasce veramente, nasce da una chiacchierata con un mio amico che si chiama Ivan Lopizzo, che io saluto. Salutiamolo, ciao Ivan. Che è stato proprio che ha scritto questo libro per me. E in questa chiacchierata, siccome lui scrive libri e quant'altro, lui mi ha detto, ma che fate, la senti di fare un libro o qualche cosa così? Gli ho detto, guarda, io so fare bartender, so fare cocktail, ma non so scrivere. Lui fa, va bene, so scrivere io, so fare tutto quanto io. Mettiamo due idee insieme e facciamo questo libro. E quindi ho parlato del flair, chi sono, chi non sono, e anche ci sono dei QR code che, per esempio, se non riuscite a leggere o quant'altro, siete pigri come me che non hanno voglia tanto di leggere. Cioè, io scrivo un libro, ma non me ne leggo, vedi tu? Sì, perché siamo tecnologici e quindi inquadrano il QR code e guarda, vedo a me che tipo faccio il cocktail e quant'altro, quindi molto semplice, così fra la scrittura e fra il video che faccio io qualcosa riuscirete a realizzarla, questo. Certo. Ma è stato bravo, è stato paziente allora sto signore? Sì, perché... è nato questo progetto prima del Covid, poi è successo il Covid, abbiamo messo tutto quanto di lato, poi ad un certo punto ci abbiamo ripensato, fate la risente a posto, siccome sono una persona che si butta da tutte le parti e quindi è questa la mia caratteristica. Qual è il posto più strano dove sei andato a fare show? Il posto più strano, tutti i posti sono belli a sé, sono stato anche fuori, ho fatto dei viaggi in Mozambico, in Sudafrica, a Budapest, a Londra, visto? Sì, la formazione, mondo. Sì, ancora stiamo continuando a girare e quindi ci siamo, dai.
E quindi a me piace questo lavoro e questa passione. Poi certo, sono legato proprio a un posto, che è proprio il mio posto dove mi troverete in tutta l'estate. A che tra un po' che ripartiamo alla stagione estiva, che si chiama Zen Siracusa. Questo posto è il posto più bello che c'è a Siracusa. Saluto tutti i proprietari e quant'altro. E anche il posto che ci siamo conosciuti anche con Carlo, perché io a Carlo l'ho conosciuto realmente là allo Zen di Siracusa. Assolutamente, tu eri un bambino. Giorno, sì, ero un bambino, ancora non aveva la babba, come dici tu, ecco. Quindi, ed ero un bambino, e un giorno lui viene, perché lo conoscevo tramite le trasmissioni che aveva fatto, e quant'altro, e mi fa: un giorno ti porto in televisione. E oggi siamo in televisione. Cioè, è nata così questa cosa con Carlo. E da bene 10 anni che ora sei una persona educata, carina, simpatica, sei sempre al tuo posto. Quindi, perché non dovevo? Poi, comunque, il posto è bello, dove lavoro è bellissimo. Sì, io sono innamorato di quel posto, ci vengo sempre. Lo sai che io Antonio e Cocò. Cagnolino, se mi infilava nel danza, zio, ma la nave dove mi panza. E adesso. Beh, yogurt greco. Ti piace mangiare, cucinare? Come sei? Allora, tu vivi da solo? O... Vivo con i miei un po' da solo. Ma vivo da solo. Cioè, ma c'è la compagna? No, la compagna. No, scelto, non hai una sera. Quello anche. A via Arsenale, numero non diciamo, ecco, terzo piano. Ecco, bravo. con il lavoro che faccio, purtroppo è molto difficile avere una storia seria. E diciamo che non ho trovato quella giusta. Ecco, periodi tanti, ma. Se uno degli obiettivi arrivano tutte le straniere, arrivano le... che tu che fai? Che scelto? Ti passare facciamo fare un giro nelle grotte. A rutto ciao, come a rutto ciao. A tutte ciao. La ciaola era un uccello siciliano, sì. Che gira in tutto il mondo, tipo una specie di rondine. Famosissima. Grotta. Grotta è bella, tipica e quant'altro. Lì io gli ho costruito la cucina. Perché l'altro giorno, ora ti sbuttano. Sì. L'altro giorno sbagliavo a mandare il messaggio. Ce l'ho mandato a una di queste straniere, queste signorine, e ci scrive: allora è stato bellissimo questa cosa, sei bellissima, idro. E mi mandava a mia. Ma qui è bellissima. E può essere, può capitare, tipo ogni tanto uno può sbagliare. Allora, può fare un po', gamba scontento, lo dico sempre, l'età è giusta, divertiti, fai, no, danno nel senso buono. Sempre con la testa. Sempre con la testa, ma divertiti. Sei un grande. Allora, qua siamo... A buon punto, però ci stiamo lavorando. Facciamo un piatto, c'è un panino particolare, non facciamo il classico panino. Di solito succedono le feste, ci sono gli aperitivi tutte le sere. Sì. Bello. Che vuoi fare da grande? Ancora non lo so cosa voglio fare da grande, per dirti la verità, però penso che questo mestiere è quello che mi appaga veramente, ma ancora sono piccolo, ho solo 27 anni. Vabbè, è bello pagliolo, sì, dico. Anche di più ne ho, perché ogni volta ne dico 27, invece ne ho 33, però comunque non mi nascondo l'età. Ma tu hai i signorini, chiamano a mia, che mi conta a mia? Vabbè, però alla fine è giusto che lo sai anche tu, perché tante persone mi dicono: ma quanti anni hai, Rosario? 27, 8, 28, 8, 30, 8, di meno. In base a chi, al personaggio che ho davanti, io riesco a darmi un'età, ecco. Qual è la donna straniera più bella? Allora, le donne per me sono tutte belle, quindi non c'è una. Tanto parti da questo che è giustissimo. Forse è la cosa che è veramente la cosa più bella che c'è al mondo. Veramente le donne sono qua nel mio cuore. Ecco. Chi sono le più simpatiche? Le tedesche, le inglesi, le francesi, tutti, le spagnole, cose, tutti quanti siamo simpatici. Bisogna vedere che siamo tutti quanti degli esseri umani. Quando parliamo, se mi trasmette subito simpatia, c'è simpatia. Chi si filosofo, ecco. No, come
non vuole una con l'altra, non si può sapere appena affenno qualche un'altra. Bravo, ecco, perché è giusto rimanere sul suo. Perché... Allora, vedete? Rucola. Non avevo capito che era proprio messo... Si l'hai detto prima. Ha detto no, adesso li prepariamo... Poi io ti lascio lo spazio qua, ora facciamo un po' di spazio. Intanto sì, sì. Concludiamo il piatto, guarda che sono. Che bella cosa. La mettiamo qua così lo vedono meglio. Abbiamo messo dello yogurt greco con lo yogurt greco l'abbiamo fatto con limone e basilico. Adesso facciamo delle fettine sottilissime di pomodoro, ma sottili sottili. Ecco qua. Mi piace questo abbinamento che c'è. Hai visto? Colori, tutto quanto. Ogni volta mi prepara sempre i cocktail. E ora ne abbineremo uno proprio. Chissà, salutiamo il, come si chiama il capo, il ragazzo che sta sempre al bar. Ah, allora saluto il ragazzo Lorenzo, Giuseppe, i proprietari, poi c'è Luca che lui Luca, è Luca. Bar, salutiamo quanto, a Luca. Che lui si gestisce la parte della mattina, io mi gestisco la parte della sera. Tu arrivi la sera. Veniteci a trovare veramente, vi dico la verità. Poi c'è Carlo, tutti i giorni c'è show. Ma tutti i giorni non tutti credo. Tutti i giorni non proprio, però tipo vieni quasi tutti i giorni. Ecco. Vengo spesso, ma non tutti i giorni. Mi piacesse tutti i giorni, ma non posso. Ecco qua. Sta, eh? Ah, pff, adesso poi questo glielo mettiamo sopra. Ah, lo sto facendo chiuso? Sì. Okay. 2, 3, 4... e 5. Bene. Ora facciamo una cosa. Tu incominci a prepararti tutta la postazione, tutto quanto. Preparati così la postazione che io ora ti libero tutto. Questo lo mettiamo qua, questo lo mettiamo qua in mezzo, questo lo togliamo, questo lo mettiamo in questo angolo qua. Poi questo lo sposto. Aspetta che ti rugno una puliziata. Non mi hai detto il posto più bello dove ti sei esibito? Il posto più bello dove... A parte lo zen. Il posto più bello a Londra, ho fatto ultimamente anche un'esibizione a Londra, ho fatto una competizione a Londra, diciamo che è andata bene, però quella è una competizione a livello internazionale, ci sono veramente dei big, persone forti, e quindi veramente già essere là che rappresento l'Italia è una cosa buona, quello sì, quello certo. Sì. Certo. E poi in altri posti sembra... per il mondo, ecco, mi troverete in qualsiasi tipo di festa, quant'altro. Quando meno me l'aspettate, dici, ah, c'è il rosato. Ho spostato tutto, va bene? Perfetto, capo. Sei a posto? Penso di sì. Ora io mi siedo, al e contrario. E tu ti godi il mio spettacolo. E ti godi, ci godiamo. Questo ti serve, no, in legge, non c'è niente. Così e poi dopo vediamo. Va bene, va bene. Allora. Vai. Ci siamo? Alla grande, ragazzi. Poi c'è questo dalla regia, naturalmente, mentre lui fa queste cose, poi metteremo un po' di musica da discoteca, di quelle giuste. Ma non c'è bisogno che ve lo dico io, ma lo fate da soli. Allora, ricapitolando, allora, per questo piatto che hai fatto tu, Carlo, secondo me, la cosa fondamentale che noi possiamo andare a mettere è veramente un qualcosa di che si avvicina con un pochettino leggermente salato, quindi... E ho creato questo cocktail che è una rivisitazione di un Basil Smash. E questo cocktail è fatto con un gin siciliano, perché noi siamo in Sicilia. Questo è un gin salato siciliano. Che ce ne sono tantissimi siciliani. Sì, sì, quello sì. E che saluto i ragazzi Fratelli Pistone che producono questo gin. E grazie da poco. Senti, Gioia, cazzo, sta facendo la pubblicità a tutti, che è un attacco. Ah, scusate. Ciao, finisci. Allora, è che io lavoro con la sede. E grazie a loro ho un bel segui. Ecco. Allora, ritorniamo a noi. Bartender. Che cos'è il bartender? Quello che prepara i cocktail. Allora, cercherò di far vedere cos'è il flair. Il flair è tutto quello che andiamo a fare con abilità. Quindi, in base a quello che abbiamo, tutto quanto, noi andiamo a fare... i cocktail, vediamo, occhio, no, grazie. Vediamo in base allo spazio che abbiamo, cercheremo di... Ti metto più indietro. No, non ti preoccupare, non ti becco. Vediamo un po', voilà. Nice. E andiamo a fare questo piccolo cocktail fatto così, dove dobbiamo mettere il nostro gin. Abbiamo questi piccoli cubetti di ghiaccio quadrato. Ma solo basta cane, no? Sì, bravo, ecco. Perché questo è il classico ghiaccio. Te la testa da ciuccare. Bravo. E questo è il classico ghiaccio quando a botte la gente dice, ah, c'è troppo ghiaccio nel bicchiere. Bene, facciamo questi iceberg.
ok, a forma di cubo, e quindi noi andiamo a mantenere la nostra temperatura e tutto quanto. Ricordiamoci che il ghiaccio è importante come il fuoco in cucina, perché se io non ho il ghiaccio non posso, certo, fare cocktail. Tu se non hai il fuoco non puoi cucinare. Non è che ti imbrulea a fare i cocktail, appunto, e quindi, o vino cotto. E quindi bravo, noi andiamo a mettere, come ho detto, la ricetta è molto semplice. Anche per le persone che stanno a casa, perché abbiamo messo gin, allora questo è un gin salato, potete utilizzare anche un gin normale, e quindi abbiamo questo gin, andiamo a mettere due lime spremuti. Dopo che andiamo a mettere questi due lime spremuti, se vogliamo dare ancora più sostanza al nostro cocktail e quant'altro, ne andiamo a spremere un altro, e poi andiamo a mettere il basilico, proprio messo così a foglie, dentro il nostro cocktail, ok? Perché questo serve per l'aroma, per tutto quanto, per i profumi e tutto. E poi andiamo a chiudere il nostro shaker. E poi andiamo a shakerare così. Puoi shakerare tu, Carlo? Ci vuoi provare? No. Shakera tu. E poi lo schiaffetto ci sta ogni tanto, giusto, Carlo? Quindi va bene così. E poi andiamo a servire il nostro cocktail. Allora, i nostri bicchieri. Per poi andare a completare con un po' di acqua tonica, perché l'effervescenza in un cocktail, non mi scordare di te, in un cocktail l'effervescenza è anche quello che dà la differenza, certo. Esclusivamente acqua tonica zero, ecco, così ci manteniamo in linea. E quando sì, proprio, se casomai così la sera non era zero, angrassavamo. Allora andiamo a mettere per decorazione foglia di basilico. Perfetto. Un'altra foglia di basilico messa così, e poi andiamo a mettere il nostro lime a rondella, uno e due dentro il cocktail, ok? E poi andiamo a servire i nostri cocktail insieme al nostro piatto. Ecco, guarda che meraviglia, e ci siamo, senza cannucce. Perché così... Ma la cannuccia nei cocktail non è... Allora, per me la cannuccia nei cocktail ormai è una cosa superata. Perché tipo le cannucce plastica la con l'altro... La mango. Ma neanche, perché tipo... Io non amo la cannuccia. Troppa plastica nell'acqua fa male, quindi è meglio bere dei cocktail senza cannuccia. Oppure con delle cannucce fatte tipo con la pasta, quant'altro, queste cose così... E tipo per rispettare anche l'ambiente, perché noi stiamo in questo mondo che è bellissimo, quindi se lo rispettiamo l'ambiente veramente ci rispetterà anche lui. Ci certo. siamo. Vero. Ma se allora una cosa mi sono dimenticato, Carlo, ecco. È tocco finale, ho buttato la pistola per fatta la rapina andando. Ah, no, ma passo. Io ti faccio la rapina. Sai, pistola per chiudere qualche muro. Ah, sì, il trapano. Il trapano. Allora, questa pistola è una sì. Allora, quella che sta andando in questo momento nel mondo del bartending, dove andiamo a fare una palla di fumo, e poi dopo che andiamo a fare la nostra palla di fumo andiamo a buttarla sopra i cocktail per andare ad affumicare il cocktail, o si può affumicare anche il cibo e quant'altro. Veniamo un po', oh, boom. E tipo fai questa scena. Vediamo, riproviamo un'altra, oh. Boom. Ma spacchi puttuso però. No, è perché c'è. No, non è che spacchio puttuso. Ma pure l'ha gettato. Se ne va perché c'è tipo in base all'aria che. Vediamo. Op. Vediamo un po'. Sì. No, non sbaglio, buco. È che se ne va in base a che c'è vento e quant'altro. E poi andiamo ad affumicare tutto il nostro cocktail e il nostro cibo. Ah, ma caro cibo, ha un po' di fumè nel cibo, sì, favola. Sì, fa tutta scena e quant'altro. Vediamo. Pum. Ci siamo, visto? Allora, ricapitoliamo con i cocktail. Allora, i cocktail abbiamo fatto gin, dove il gin abbiamo messo il succo di lime, dove il succo di lime abbiamo messo shakerato e quant'altro con basilico. Serviamo un po' di acqua tonica, basilico e quant'altro, e ci siamo. Mentre io ho tostato del pane, ho con uno yogurt greco mischiato un goccino di limone, un po' d'olio e del basilico, ho fatto una salsina, ho preso della spada e l'ho fatta solamente arrostita. Ho messo della rucola, del pomodoro, bello rosso, bello maturo, e la spatola. Ho ricoperto di nuovo con del pane abbrustolito, facendo delle reginelle, perché quando un pane, i panini sono così, si chiamano reginelle, oppure un sandwich, che accompagneremo al nostro cocktail. E il piatto è pronto.
Nice. A che prendiamo? Veniamo all'estate. All'estate, bravo. A questo 2024, un'estate meravigliosa di lavoro, di divertimento, di state attenti quando bevete, state attenti quando tornate a casa. Bere responsabilmente. Responsabili. Chi porta la macchina di non bere. Di non bere in analcolico, perché sappiamo fare dei pomoni. Ma chi non ci può stare in un angolo per il ruota serata? Perché i bartender sappiamo fare degli ottimi analcolici che sono migliori rispetto anche a quelli alcolici. Quindi fidatevi che sappiamo fare dei cocktail abbastanza buoni. Allora, che facciamo? L'assaggiamo un attimino? Allora, facciamo una cosa. Ecco qua, lo dividiamo in due, proprio alla casereccia. Ci sta. Lo dividiamo così. Vai. Così. Ci siamo. Vai. Com'è? Buono. Vedo? Buono veramente. Vabbè, ci mettiamo questo cocktail. Mamma mia, che buono! Che buono sto cocktail, come si chiama? È una rivisitazione, cioè non ha un nome, ecco. È a tavola con canepa si chiama questo cocktail, ecco, si chiama a tavola con canepa. Quindi è una rivisitazione di un classico che però, come ho detto prima, fatto per le persone che se lo possono fare a casa. Bello, Quindi se lo godono. Quindi ve lo consiglio, in estate, terrazzino, cose. Fai quello che vuoi, saluta. Allora, fai quello che vuoi. Ragazzi, innanzitutto grazie a tutti, grazie a voi della troupe che siete bravissimi veramente, grazie a Carlo che mi ha invitato in questo programma. Siete dei grandi, continuate a seguire Carlo, il programma e tutto quanto. Mi rivolgo di più anche ai ragazzi e mi raccomando, fissatevi degli obiettivi, perché se avete degli obiettivi andate avanti. Questo è quello che è la cosa fondamentale. Sognate sempre con gli occhi aperti, non con gli occhi chiusi. Con gli Bravo. Occhi aperti. Hai visto, Caruso? Hai visto che belle parole finali che mi piacciono tanto? Sognate sempre ad occhi aperti e mai ad occhi chiusi. E noi ci vediamo domani. Buona vita! Alla grande!